Salve a tutti, siamo sempre Fucking Worms. Buonasera. Siamo tornati con un nuovo episodio di Il mistero della fine del mondo. Mamma, grande. Amen. Oggi siamo con Franklin in versione maschera grigia di Batman. E mazza, lo va piano. Ok, che cosa faremo oggi? Allora, siccome avevamo detto che facciamo il terzo episodio, era l'ultimo. Invece non sarà l'ultimo. Questo sarà un altro episodio, appunto. E facciamo una cosa interessante questa volta. Non finisce mai. Abbiamo visto che siccome i video vi sono piaciuti, possiamo fare qualcosa che vi piace, che volete vedere voi. Quindi oggi andremo a vedere sui precedenti episodi quello che ci avete chiesto, che volevate. Così possiamo vedere se possiamo accontentarvi. Questa volta siamo... Nel terzo video eravamo con la moto, questa volta siamo con un camion, non ci siamo regolati. Scialla. Ok, allora vediamo. Per esempio, abbiamo perso il rimorchio. Dicevo. Ok. Per esempio, Fabio Bortolus ci chiede se quando precipitiamo usciamo dal getto e continuiamo al moto. E noi ci proveremo. Possiamo provare, vediamo. Per la tua felicità, Fabio. Invece Andrea ci dice di provare, Andrea Cataldo, di provare nuotando, per favore. Sì. E si può provare tanto. Possiamo provare. In realtà noi volevamo farlo con il jet. Una cosa un po' strana. Volevamo fare con il jet, quello che ci chiede invece nel secondo video. No, terzo. Il terzo video. Sì. Il terzo. Leggi. Francesco Castellucci ti dice che ci dà un trucco, un segreto per svelare appunto il mistero della fine del mondo. E ci dice di prendere un jet e parcheggiarlo vicino al motoscafo. Quindi dopodiché entriamo dentro il motoscafo prendendo la tuta da sub. Usciamo e prendiamo il jet. Così quando il jet affonda potremo arrivare più basso perché abbiamo la tuta da sub. Il nostro dilemma è se ce la tiene la tuta da sub. Entriamo nel... Tutto facile qua. Intanto adesso stiamo prendendo il jet mentre ci bombardano. Probabilmente non ce la farò, perché questo camion ci sta mettendo 3 ore per fermarsi. Se no comunque ce l'ho parcheggiato. In qualche modo lo riprendiamo. Questione jet. C'è un modo davanti a noi, carino. Vediamo un po'. Bussa. Aspetta. Ecco un carro armato che sta per spararci. Non so se fa spararci. Tacci. Oh, botti. Oddio, ce l'ho fatta. Oddio, no. Fatta. Viaggia. Oh. Adesso dobbiamo seminare la polizia. Non penso sia una cosa impossibile col jet. Ok. Bene. Abbiamo seminato la polizia. E adesso vogliamo fare una cosa. Quello che ci aveva chiesto appunto uno dei ragazzi. Non mi ricordo il nome. Andrea Castaldo. Provare a prendere la tuta e vediamo se rimane il nostro Franklin con la tuta da sub dentro al jet. Adesso però sarà un po' ostico a frenare con questo fregno a 200 all'ora. Scialla. Vediamo se ce la facciamo. Allora, ci dirigiamo, come potete sapere, sulla mappa. Qui c'è il Molotov Sonar. Quindi ci ridirigiamo lì e vediamo se riusciamo a fare questa cosa. Ok, ci siamo avvicinati, siamo praticamente vicinissimi al molo. Al Molotov. Eccolo lì, come potete vedere. E adesso cerchiamo una manovra di parcheggio. Cerchiamo di parcheggiare, adesso però devo fare in modo molto difficile, perché come potete vedere qui non ci sono spiagge qui accanto. Quindi devo fare un bel giretto e frenare sulla spiaggia. Sarà impegnativo, ma ce la farò. Sembrava difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Lo posso fare. Il tesoro l'ho messo al sicuro. Guarda, sta viaggiando. Oh. Grande. Io. Adesso. Vediamo di... Ripartire. Ora la cosa è bisogna vedere se rimane qua questo. Speriamoci di male. Se no in casa ragazzi usiamo i trucchi, non lo so.
Da qui si vede. Avvicina, avvicina ancora poi. Quanto cazzo sta andando sto qui? Oh! Che fa? Ci hanno acquato. Sclerato. Vabbè, rimaniamo qua. Per forza. Oh, laggiù. Vediamo, Alfred. Speriamo resti qui fermo. Allora, ecco il famosissimo gommone. Moto schifo. Moto schifo. E il jet, come potete vedere, è ancora laggiù. Eccolo qui. Quindi vediamo un po' che riusciamo a fare. Allora, come sapete, quando il nostro amico Franklin esce da questo gommone, o comunque anche da qualsiasi altro personaggio del gioco, si dovrebbe mettere la tuta da sub. Oh, no? Che poi si leva immediatamente. Riproviamo. Ma no, adesso non c'è più la maschera. No. È brutto così. Vabbè, pare un po' Alfred di Batman. Vediamo se riusciamo a fare. Non lo so. No, bastardo. Ragazzi, vediamo un po' se proprio fuori dall'acqua me lo metto lo stesso. Non andare addosso al jet. Un po' tardi. L'ho fatta. Oh oh! L'abbiamo fatta, it's vediamo. Incredible! Che fa? È già aperto. Adesso bisogna vedere. Ce l'ha ancora, ragazzi, ce l'ha! Allora ce l'ha, eh! Oh! Partiti! Vediamo un po'. Ce l'ha, se si vede bene. Sì, sì, ragazzi. Ha la maschera e anche le cuffie dell'aereo. Perfetto, ci siamo riusciti. Vediamo se. È polivalente il ragazzo. Vediamo se. Ecco, carico al team. Vabbè, partiamo, facciamo, prima atterrata. Intanto che cosa fa? Le puzzette. Intanto sta diventando giorno, meno male, perché non sopportavo la notte, sinceramente. Ce l'abbiamo, c'è lo spazio, c'è lo spazio, attenzione! Partiti! E cominciamo. Allora, adesso cosa facciamo? Andiamo più su possibile. Più su possibile vuol dire che fino al punto di non ritorno, indicatore qui, noi staremo al massimo. Poi abbiamo la tuta da sub, quindi in teoria se affondiamo dovremmo riuscire a vivere. Il problema sapete qual è? C'è un problema. Perché quando abbiamo fatto il terzo episodio con il sottomarino, quando siamo andati sotto, la pressione ci uccideva il personaggio, quindi non andremo sott'acqua. Bensì, quando il nostro aereo si distruggerà, siamo quasi arrivati al massimo dell'altezza, quando il nostro aereo si romperà, cosa faremo? Poco prima di toccare terra metteremo il paracadute, così vediamo fino a dove possiamo arrivare, poi continueremo a nuotare, non lo so. Siamo arrivati al massimo dell'altezza, quindi così non ci si può andare, vedete l'indicatore è al massimo sotto sulla mappetta. Gira, vediamo quanto siamo lontani. Vediamo quanto siamo lontani. Ok, non si vede niente, si vede solamente la fine del mondo. Verso l'infinito. C'è la fine del mondo. E oltre. Esatto. Vediamo quanto riusciamo ad andare lontani, eh. Lo sappiamo che già l'abbiamo fatto con il jet. Ecco, si sta cominciando a spegnere. Attenzione. Fa sempre così. Allora, abbiamo visto anche nell'altro video. Faceva così. Cerchiamo di tenerlo più possibile verso su, in modo che così arriva più lontano possibile. Vediamo un po'. Ok. I pezzi là sotto, vedete che cascano. Eccitante. Continuiamo, stiamo scendendo sempre di più. Sotto le nuvole. Va bene. Adesso è diventato tutto grigio. Dove cazzo stiamo? È il mare ancora? Non è morto. No! Perché è morto? No! Che bastardo! Ma è un metro, stavamo. Vabbè, stavamo a 200 all'ora, però. Come avete visto, abbiamo sprecato la nostra opportunità che ci era stata concessa da GTA. Non capisco perché è morto, forse andavamo troppo veloci. Poi ci ha tipo pensato un attimo, il nostro Frank si fa le pippa sopra le macchine e poi le apre. Incredibile. Ok. Lo faccio anch'io. A posto. Allora, cosa facciamo adesso invece? Io direi che lo possiamo fare a nuoto, perché è l'ultima che ci rimane come opzione. Ecco, invece questa non riesce a aprirle con le pippe. Quindi andiamo di nuovo al molo sonar, prendiamo la barca, questa volta è molto più vicino, decisamente.
E vediamo un po' che riusciamo a fare. Allora, siccome tra i commenti ancora mi invitano a Candy Crush, che palle. Siccome sì, dai, stop a Candy Crush. Candy Crush più del 2048. Basta. A me non devo invitare nessuno, capito? Basta, cioè. Ok, siccome numero siccome non manco riesco a ricordarmi che cosa dovevo dire. No, vabbè, seriamente. Siccome non siamo riusciti a fare quello che volevamo fare prima, adesso faremo un'altra cosa. Ecco. Incredibile, Gabriele su. Ma perché no, non passa gli piace attraverso i cosi? Vabbè. Niente, ragazzi, ci è rimasto. Almeno che dopo non vogliamo rifare quella prova, ma è stato veramente ostico come cose, quindi non. Don't try it on. Non mi è piaciuto tantissimo. Ho rosicato che comunque siamo morti. Voglio sconfiggere GTA 5. Vogliamo sconfiggere GTA 5, giusto? Per forza. Per forza. E arrivare più lontano possibile con il gommone. Quando affonda, invece, questa volta noi usciamo e continuiamo a nuotare. Vediamo che cosa. Verso l'infinito. Verso l'infinito e oltre questa volta. Pure se ci mangiano gli squali, balena. E qualsiasi cosa, gli squali, balena. Squali, balena. Gli squali falena. Gli tsunami. Gli squali falena. Vabbè. Ok. Gli animals. Vediamo un po' quanto siamo lontani. Madonna, già non si vede più niente, vabbè. C'è sta nebbia oggi. C'è la nebbia, c'è la nebbia. Grandi condizioni atmosferiche in GTA. Vediamo un po'. I believe I can fly. In questo momento è proprio. I believe basta. I can touch the sky. Basta, ma solo, non mi ricordo più. Può, vedi, ma tanto vola questo rumore. Guarda, pare inseguito dai cinesi. Inseguito. Che cazzo vuol dire? Nei film tipo Pancina di bra da cinesi, ecco perché vola. Guarda che tsunami, che cazzata, che è? Onde così manco in California. Ragazzi, dobbiamo riuscire a superare la potenza della fine del mondo di GTA. La fisica di GTA. Dobbiamo riuscire ad arrivare più lontano possibile. Vediamo quanto stiamo. Pure là. Sulla mappa, guarda sulla mappa. Beh, qui non si vede niente, sulla mappa vediamo un po'. Addirittura l'indicatore ci arriva ancora più lontano, addirittura. Vai, c'è ancora un po' di strada. C'è ancora un po' di strada da fare, sì. Ecco, il nostro gommone volante. Beh, siamo arrivati. Bene. Abbastanza lontani, sembra quasi che il mare si sia calmato, incredibile. Calma piatta. Stiamo andando veramente. La quiete prima della spada. Tempesta. Dopo la tempesta. Scusate, prima c'è stato gli tsunami, non c'è stato più, sarà la quiete dopo. Vediamo quanto siamo distanti. L'indicatore l'abbiamo superato. Attenzione. Incredibile. Cosa che invece non riusciamo a fare con il nostro carissimo sommergibile. Attenzione. Si è fermato. Adesso con il cazzo che rimaniamo sopra. Fanculo. Franklin si tuffa. Vai. Il gommone va a fondo. E noi pure. Perso lo squalo immediatamente. Attenzione, dobbiamo evitare assolutamente il contatto con lo squalo. Dobbiamo assolutamente uccidere. Ci è dietro. Facciamo zig zag. Ce l'abbiamo accanto. Un pesce. Andiamo più a fondo così per cazzo c'è via. Andiamo a vedere dove possiamo arrivare. Lo squalo ci ha proprio puntato. Ci sta. Quando punti una strappona in discoteca. Che cazzo sta? Ah! Merda! Ma va pure sott'acqua sto stronzo. Guarda in qua i squali stanno al mare. Infatti. Gli squali li vedo sempre sulle montagne. Oppure nei piatti dei cinesi. No! Ah, pure è bello grosso questo. Mi sa lo scudo di Shark Attack 3. Ci hanno fatto una foto, come sempre. Quando moriamo un selfie. Ok. Allora ragazzi. Terza chance e ultima direi. Anche perché si è pure fatta una certa. Sì, si è fatta una certa. Vediamo un po'. Allora. Posto di merda. Questo qui mi sta molto antipatico. Quindi? E quindi. Si è girato, sei contro le persone che si mascherano, che fanno i cosplay di Batman, bastardo. Forse perché ti piace Spider-Man. Ma questo è un fattone di Mac. Ti piace Spider-Man? Stronzo. Viva Batman.
Oh. No, ok, chiamiamo un taxi. Questa volta però andremo direttamente all'aeroporto, perché all'aeroporto c'è un sacco di cose fighe. Non si dice. Prego. Senza dirgli la posizione sulla sua. C'è il GPS acceso. Questo sta pisciando. No. Ma hanno tutti paura di me. Ma forse perché sono vestito con una maschera da teschio. Adesso mi ho fatto cambiare direzione. Cioè, Franklin c'è ha un, c'è un. Franklin ha un grande potere. Fa cambiare direzione alle persone. Oh, devi cambiare direzione, persone. Vedi come cambia direzione. C'è un IG del fuoco. Oh, ecco, no, il taxi sta scappando. Fermo. Egon si è fermato. Morito. Oh, ecco. Siamo arrivati. Dove cazzo ci ha lasciato? Ok, siamo qui. Allora. Supera le barriere del vuoto. Quello tanto è inutile, questa guardia, non fa niente. Che fa? Ma no! Aspetta! Forse l'ha distratto il mio senso. Vediamo un po'. No. La guardia è inutile, più inutile. È incazzata un attimo. Tutto aperto, stop di qua. Vabbè, questo è il mio aeroporto, ho comprato. Vabbè, Nanga l'ho comprato. Vediamo questo oggetto molto veloce. Sicuramente ci sarà un Boeing che sta per partire. Vediamo. No. Scontatissimo. Questo qui non parte, non si sa perché. È rotto. Questo è dell'Adidas. Ai, Adidas. Che scritto sopra? Adios. Ok. Allora, abbiamo una vasta gamma di scelte. Possiamo farlo. O con il Boeing. Però con il Boeing non sono sicuro che ci sia il paracadute dentro. O con che? Con co. Allora. Adesso glielo mettiamo nel di dietro GTA. Glielo mettiamo dietro, detto proprio così. Abbiamo qui il nostro jet parcheggiato. Per farlo basta andarlo a rubare da Fort Zacundo e poi parcheggiarlo nel vostro hangar. E diventerà vostro soli 500 euro. Non fate cambio veicolo perché poi l'avete perso. Tocca riprenderlo. Non è difficilissimo prenderlo, però sempre una bella rottura. Allora, cosa facciamo adesso? Sempre con il jet, sempre così, sempre ma in alto. Con una particolarità. Abbiamo visto che se noi andiamo ad un tot di distanza dal mare e poi nuotiamo. Dalla costa. Sì, vabbè, dalla costa. E poi nuotiamo. Cosa succede? Moriamo. Lo squalo, perché ci mangia lo squalo. Però noi possiamo mettere l'invincibilità. E il fatto che possiamo nuotare più velocemente, quindi cerchiamo un po', vai. Fatto. No, cerca il primo nuotare più velocemente, prima che cascano le trovate. No. Ma già arrivati? No, si stava spegnendo, meglio farlo, vai. Perché si spinge? Non lo so, evitiamo. Allora, dicevo. Vai. Ci stava qualche triangolo? Allora, facciamo così, atterriamo e poi. No, non ci sono triangoli. Manco quello di nuota velocemente. Sì, c'è stato. No, quello di nuota veloce no, c'è stata. L'invincibilità ce ne sta uno. Allora, aspetta. Per l'invincibilità possiamo fare una sola dentro l'acqua. Sì, poi quando finisce la rifacciamo. Vai. Allora. No, dimmi quello di nuota più veloce. Destra, anzi sinistra. Aspetta. Abbiamo messo i trucchi semplicemente per il fatto che dobbiamo assolutamente riuscire a sconfiggere GTA, se no non si fa. No, tutti questi video sono in vano perché comunque non riusciamo mai a vincere. Ma noi we can. Allora, vedete lì c'è proprio la fine, c'è proprio la linea. E il nostro jet non ci arriverà mai. Non ci arriverà mai, infatti. Almeno non intero. Ora poi ci vogliono colpire dagli raggi alieni che ci distruggeranno in mille pezzettini. Ecco, si sta spegnendo, ok, adesso ecco, il cazzo che facciamo così. Vediamo, quando stiamo per atterrare.
Ah, non lo uso. Adesso. Paracadote. Ok. Ma no! Invincibilità! Mettila, allora. Su. No, brava, la devo vedere. Allora, fammela vedere. La dobbiamo fare. Dove sta? Invincibilità. Ecco, ce la devo fare. Questo sarà, se siamo forti, ce la possiamo fare. Allora, qual è? Questa qui? È la penultima. Ok. È una X quella, eh? Sì. Allora. Oh, adesso io proprio questo inventano. Che succede? 5 ci mettiamo solo per cascare. Guardate, ma questo effetto in vola. In realtà vola. Se moriamo è una stronzata, Mi incazzo. Ma non, non giochiamo mai più a GTA. Guardate, ma guarda quanto sono. Ma è mezz'ora. Arriviamoci qui al finito l'invincibilità. Guarda che figa. E noi c'avevamo pure paura di non riuscirci a metterla. Cazzo. Davvero. Oh, splash. Infatti è vivissimo. E nuota. Perfetto. Nuota veloce. Dai, veloce, veloce. Giù. Voga, voga. C'è lo squalo. Non ci può mangiare. Lo squalo, sai che cosa ci fa lo squalo? Siamo più veloci lo squalo. Oh, non ci può mangiare, Mi fa rosicare. Se mi mangia. Lo dico subito. Dobbiamo assolutamente arrivare alla fine del mondo. Ce la possiamo fare. Abbiamo solo 3 minuti e 56. Beh, tanto poi lo rimettiamo. Molto vicino lo squalo. Ma si può tirare le bombe. Non perde tempo con le bombe. Ma tanto non ti può mangiare. Dio, sta lì. Che ne sai, magari il gioco. È stronzo. Uso il coltello. Come c'è il coltello? Guarda. Oh, ce l'ho. Combattilo. No! Non può mangiare, non può? No, ma che merda, sono invincibile! Apnea, mutata l'apnea. Ma che no! Merda, cazzo. Ma non sono invincibile! Infatti che stronzata è? Ma non è morto! Ma che merda! Io cambio gioco! Niente ragazzi, niente da fare. GTA è troppo forte. Niente. Come sempre, noi sempre dall'ospedale ci troviamo, non è possibile, chissà. Non ce l'abbiamo fatta ragazzi, anche con l'invincibilità. Oddio, è svenuto. Mi scusi, che stronzata. Vabbè. Sta fatto, non aver dosato. Dai, ma che cazzata. Vabbè, niente ragazzi. Oh, è arrivato. Oh, ma parla. Ma che cazzo. Ma si sta masturbando. No, vabbè. Niente ragazzi, anche con l'invincibilità lo squalo ci mangia. L'unica cosa, non so, potrebbe essere. Non lo so, possiamo fare l'ultima volta, possiamo provare a mettere i pugni di fuoco. E che fanno? Se diamo il cazzotto allo squalo almeno esplode e muore. Proviamo. È l'ultima ragazzi, anche è l'ultima, poi basta la vita della fine del mondo. Non ce ne frega niente, dobbiamo farlo, dobbiamo vincere in qualche modo. Useremo trucchi. Non ci frega niente ragazzi, noi dobbiamo vincere contro GTA. Quindi ammazzeremo tutti i squali a pugni infuocati. This is my time bitch, this is my time. Posta. Guarda che figa qua la macina. Ragazzi, ecco la nostra ultima crociata, di nuovo. Stavolta entriamo dall'altra parte. Ce la dobbiamo fare ragazzi. Allora adesso se voi siete con noi, incrociate le dita per noi. E ce la dobbiamo fare ragazzi, ce la dobbiamo fare. Se non ce la facciamo ragazzi è perché voi non avete incrociato le dita, ok? Facciamo colpa vostra. Colpa vostra. Allora, questa è l'ultima. Sappiamo ragazzi che vi stiamo rompendo le palle con questo video perché probabilmente sta durando troppo. Ma se non vi piace non guardate. Se anche voi volete scoprire la mistura della fine del mondo, allora dovete fare come facciamo noi. Quindi adesso lì giù c'è l'hangar. Qui c'è il fregnetto. E quello? Che cosa fa? Ah, ok. C'è il cosettino che possiamo prendere per raggiungere l'hangar. Probabilmente adesso partire un aereo, un Boeing. Ma che è sta colonna sonora inedita? Più
Ok, basta. Bella, bella cosa. Però adesso dobbiamo fare i seri. Adesso fra polli apparirà il mio jet. Se non appare, mi sparo. Oh. Come al solito parte il Boeing. Oh. Come al solito, ecco il mio jet. Fuck. Bene, adesso azioniamo subito i trucchi. Quali? I due? I due, quelli là dei pugni infuocati e quelli là. No, quello lo facciamo mentre voliamo. Quello dell'invincibilità lo facciamo mentre voliamo. Allora vai. Allora. Bene. Abbiamo fatto i due trucchi, ragazzi. Adesso voliamo. È una sfida tra noi e lo squalo, ragazzi. Adesso prendiamo il jet e voliamo verso gli infinite oltre. Quando stiamo per cadere, usiamo il trucco dell'invincibilità. Abbiamo visto che il paracadute purtroppo sparisce. Cazzo. Questa è una grande cosa molto... molto, che comunque ci toglie molto, perché comunque pensavamo di fare qualche altro metro nel paracadute, qualche planata, invece il paracadute si leva, come abbiamo visto, ingiustamente direi. Quindi sporadicamente ritentiamo per la quarta volta in questo video, quindi vabbè, questo è il quarto, quindi facciamo per la quarta volta. E... ok, allora ce la dobbiamo fare, ragazzi. Stavolta è una sfida tra me e lo squalo. Se lo squalo non muore col pugno in fuoco, mi fa rosicare, perché basta gli spari un colpo normalmente e muore. Ok, allora ci stiamo allontanando parecchio, vediamo un po'. Si intravedono solamente le montagne. Belle. Belle montagne. Molto belle. E adesso fra poco si spegnerà il nostro oggetto, come lo sapete sempre, si staccherà l'ala. Ormai lo sei imparato a memoria. Spariamo verso l'infinito. Verso l'infinito e oltre. Eccolo. Continua a correre però. A viaggiare. Spara. Forse si continua a sparare. Bastardo. Forse si sta spegnendo perché sei troppo in alto. Si è acceso. Che cazzo fa? Si sta spegnendo perché sei troppo in alto. Guarda il fuoco come fa. Guarda il fuoco come fa, è bruttissimo. Marco, questo è il super bug, eh. Bravo, ce la stavamo. Siamo oltre il limite del... qualsiasi limite. Ce la stavamo a fa... Dove cazzo stiamo andando? Guarda, mortacci tu. Bravo, stiamo troppo lontani, stiamo andando. Troppo. Forse gli spari ci fanno continuare. No! Vai, sgancia bomba. No. Ok. Allora. No, fra, devo leggere io, se no non ce la faccio. Troppo tempo. Vabbè, che pure. Ma che mi metti 10 minuti? Vabbè, sti cazzi, meglio fa. Meglio essere presente. È questo, no? Oh. Siamo invincibili, quindi vediamo un po'. Dice, l'abbiamo grosso. L'isola è lontanissima, ecco. Andate l'aereo. Lì. Oh, splash! Valerio è sparito. È sparitissimo. Valerio? No, Valerio. Siamo vivi perché siamo immortali. Da che parte andiamo? Appare uno squalo qui da qualche parte. E comincia a andare prima di arrivare. Eccolo! Bastardo! Non lui, bastardo, merda. Dai, incazzo tutto appena arriva. Eccolo, vai. No. Lo che devo fare? Lo devo fare. Vai. Eccolo. No, ma da me non si può prendere. No, si può prendere. Prima che ti voglia mangiare. Ho ucciso! Via! Eccolo, via! Di puttana! Sì! Pezzo di merda. Vai. Tanto sicuramente ne apparirà un altro. E abbiamo un altro cazzo fino alla morte. Che bello, ce l'abbiamo fatta. Guardiamo a che distanza stiamo. Stiamo andando nella parte opposta. Dove cazzo sta? Non si vede più. Siamo così lontani da essere spariti. Guardiamo solo la direzione. No. Ha disattivato tutti i trucchi e ci ha ucciso. Niente, ragazzi, non c'è niente da fare. Bye.
Niente, ragazzi. GTA Bara. Ha rosicato e ci ha levato tutti i trucchi e ci ha fatto morire. Così. Quindi abbiamo capito che è impossibile vincere contro la forza del gioco di GTA. Quindi, ragazzi, poi provateci, diteci le vostre, se comunque questo video vi è piaciuto. Lo sappiamo, un rabbino. È durato tanto, ma ci siamo divertiti comunque. Non potete dire di no, giusto? No. Quindi, niente. Il quarto video è arrivato. Se avete qualche idea, ditecelo, perché noi probabilmente vi accontenteremo. Provateci a casa. Anzi, non try it at home. Non fatelo a casa, sennò. Ok, quindi a un certo punto ci ha ucciso da solo. Il gioco ci ha ucciso. Eravamo arrivati troppo lontani. L'aereo ha fatto un po' di scherzi. Fanculo GTA. Fanculo GTA. Ci vediamo in un prossimo Fuck video. Fuck the police. Ci vediamo in un prossimo video. Un saluto dai Fucking Worms e F-A-L-L. Dai, ci vediamo al prossimo video. Un saluto ai Fucking Worms. Bella. Bella. Bella, bella. Ah, un'ultima cosa. Se vi capita, passate sulla pagina di Facebook, perché lì mettiamo tutto quello di cui dovete sapere. Di cui avete bisogno. Di cui avete bisogno di sapere sul canale. Quindi mettete un bel mi piace. I like. E vabbè, ci vediamo al prossimo video. Un saluto ai Fucking Worms. Bye, peace and love. Bella, bella, bella.